calciatore, insomma, non si vedeva da un po' di tempo qua a Parma. Sì, effettivamente è stata un po' una partita in altri tempi, però lui voleva lanciare, si sentiva bene, ha preso il ritmo, ha distribuito dei lanci, per cui anche a noi sembrava strano, perché ormai vedere un lanciatore che lancia 9 inning completo è diventato ormai una rarità, però lui la voleva finire a tutti i costi, si sentiva bene, insomma, abbiamo approfittato, diciamo, della sua giornata. Com'è allenare Erle Casano? Lui è molto professionale, nel senso che non è un ragazzino, per cui ha la sua esperienza, la sua routine, e sappiamo e concordiamo il lavoro che lui deve fare, ha la sua gestione, è uno che lavora tantissimo, anche se più corto, diciamo, da bestione, però è veramente lui tutti i giorni, la mattina in palestra, maestro Guareschi, è qua 2 ore prima al campo, si conosce, per cui insomma sa gestirsi molto bene. Partenza 2 vinte, 3 perse, un po' in salita, ha incontrato squadre molto forti, però oggi si può dire che si è vista la squadra che volevi, la squadra che avevi pensato per questo campionato? Sì, penso che ogni partita perché più giochi, più stai in campo, più i ragazzi si conoscono, possono venire solo per delle cose positive. Ovviamente, insomma, il calendario, abbiamo incontrato 3 squadre importanti, per cui sicuramente non era facile, però come dicevo anche dopo le partite con Rimini, abbiamo giocato bene, siamo stati in partita e qualche episodio è andato male, però non ci deve togliere, diciamo, la convinzione che siamo alla pari con le altre, e dobbiamo continuare su questa strada. Grazie. Prego. Posso finire? Grazie Guido. Grazie. Quanto ha influito, secondo te l'ho fatta anche a Seba questa domanda, quanto ha influito a livello offensivo ovviamente i cambi che hai fatto nel lineup? Sono numeri oppure? No, cioè sono, diciamo, tentativi che fai vedendo i ragazzi in allenamento, vedendo un po', imparando un po' anche le loro caratteristiche, perché poi qualcuno è nuovo, per cui ci conosciamo giorno dopo giorno, per cui sono prove che fai, ci vuole un po' di naso e un po' di fortuna. Ascolta, campionato di purtroppo solo 28 partite, è molto corto. Parma purtroppo ha avuto la sfortuna, diciamo, perché comunque, come hai detto tu, non ha demeritato nemmeno quando ha perso, forse anche quando non ha giocato al meglio. Quanto possono influire nel campionato quel paio di sconfitte, diciamo così, per un motivo o per l'altro? Ma insomma, adesso prevedere il futuro è difficile. Sicuramente con così poche partite è il discorso che faccio sempre ai ragazzi: le nostre partite devono essere delle finali, come se giocassimo un torneo, una Coppa dei Campioni, una competizione con la nazionale, perché non hai modo di recuperare, per cui ogni partita devono essere tutti pronti, e anche la rotazione dei partenti è fatta per giocare, per vincere la partita che stiamo giocando. A domani ci penseremo domani, insomma. Indubbiamente, insomma, dobbiamo cercare di vincere il più possibile, anche perché poi ti dà serenità, ti dà confidenza, e vengono, insomma, anche le prestazioni sicuramente migliorano. Ascolta, questa è una vittoria comunque al di là della vittoria, comunque, che dà carica, no? Penso, una vittoria di questo tipo con una squadra così forte dà consapevolezza, no, dei esatto, propri mezzi. Deve farci maturare questa consapevolezza, questa forza, che se diamo tutto e facciamo le nostre partite, diciamo che devono essere gli altri che ci devono battere. Noi dobbiamo fare tutto quello che sappiamo fare dentro il campo da gioco, dopodiché non abbiamo alibi o non abbiamo scusanti. Quando si esce dal campo e si è dato tutto, non c'è mai niente da dire. Adesso la settimana prossima sarete in uno in più, no, mi pare?
dovremmo essere in uno in più, sì, poi te lo confermo quando vedo che arriva. Arriverà, però insomma sì, all'inizio settimana dovrebbe arrivare un lanciatore in più che ci dà anche più tranquillità, serenità, insomma, e profondità come monte di lancio.